anche le vecchie signore fanno benzina, controllo dell'acqua, vediamo, siamo in partenza per un raduno che si svolgerà a Volterra e poi scenderà sul litorale toscano nella zona di Vada di Cecina. E con Luca Pistolesi due parole veloci per quanto riguarda la nostra signora. Affrontiamo questo viaggio tranquillamente col suo passetto, con i suoi 70 km l'ora, benzina naturalmente ce n'è più ne mettiamo perché ne ha bisogno, e speriamo che sia una bella giornata, un bel divertimento e che la signora si comporti da signora. Velocità di crociera 60-70 km orari, siamo in cammino, vediamo anche inquadrato il termometro e siamo arrivati al punto di trovo del raduno, la nostra ce l'ha fatta benissimo, la nostra signora con qualche anno, pensate, è veramente stata bravissima, ha fatto anche una salita che non era poi tanto leggera. Antonio, e come nascono questi raduni e con che spirito? Allora, qui è un gruppo di amici, è nato tutto da un'idea di questi amici che volevano condividere tutta la stessa passione. Quindi piano piano abbiamo fatto il primo, abbiamo fatto il secondo, questo è il terzo. Allora, un parco di macchine quest'oggi, di quante sono più o meno? Dovrebbero essere circa 65 macchine. Benissimo, vediamo ad esempio questo bel esemplare che è... Una Citroen Traction Avant 1953, questa è una Citroen DS del 1971, è un modello cabriolet, è una macchina abbastanza rara. Allora, qui abbiamo le piccole della Citroen, le due cavalli, questa qui è una macchina molto particolare perché è la versione 007 nel 1981. Veramente bellissime, un pezzo di storia della Citroen si trova qua quest'oggi. Terminiamo il servizio, vi saluto e come sempre alla prossima. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie.